Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Questa settimana abbiamo avuto un sacco di lavoro ed è per questo che non ho potuto dedicare abbastanza tempo per il nostro video di oggi. Però non volevo lasciarvi senza e ho deciso di fare un unboxing barra recensione di due GPS davvero davvero incredibili. O perlomeno a me piacciono davvero un sacco. Li ho già provati e devo dire che mi hanno fatto una buona impressione. Ma bando alle ciance e vado subito a prenderveli. Questa è la cassa. Si tratta di due R8 Model 3 con un controller Trimble TSC2. Apriamo subito la cassa. Al suo interno, come vediamo, c'è tutto l'occorrente, ma analizziamo pezzo per pezzo cosa contiene. La parte fondamentale, che sono gli R8 Model 3, come possiamo vedere sono in perfetto stato. Al loro interno hanno il modulo radio oppure il modulo GSM in base alla configurazione che si decide di scegliere. Quindi abbiamo il primo e il secondo. Che dire di questi due GPS? La cosa più importante è che hanno 220 canali e secondo me sono molto vantaggiosi perché si possono utilizzare sia come base sia come rover. Cosa vuol dire? Montandogli una radio interna sia ricevente che trasmittente possono fungere da base. Questo vuol dire che in quelle situazioni in cui non avete campo telefonico oppure la rete non prende bene, potete benissimo ovviare a questo problema utilizzando due base rover. Insieme ai base rover abbiamo quattro batterie per non rimanere mai a secco, da inserire ovviamente nell'apposita slot qua sotto, le due antenne da inserire sotto al fungo in questo modo, un holder per TSC2, questo va attaccato alla balina diciamo, e qua andrà inserito il nostro TSC2. Il TSC2 completamente ricondizionato, come potete vedere è in ottimo stato. Questo in particolare ha installato un modulo radio, quindi nella cassa troverete anche l'antenna da inserire in questo modo. Questo è il nostro TSC2 pronto, da installare come detto prima all'interno del nostro holder. Ecco qua. Per finire chiaramente avremo i caricabatterie, gli alimentatori e tutto quello che serve per alimentare appunto le batterie. Voi mi chiederete: ma Sara, qual è il vantaggio di utilizzare il TSC2? Io vi risponderò, è molto semplice, non dovete acquistare un'altra SIM nel caso voi dobbiate utilizzare il vostro GPS come rover e quindi avrete sicuramente bisogno di collegarvi a una rete e quindi per collegarvi a internet avrete bisogno di conseguenza di una SIM, ma con un TSC2 non c'è nessunissimo problema perché potrete utilizzare il vostro telefono come hotspot e quindi ridurre i costi, perché si sa, un TSC2 costa sicuramente meno del TSC3 ma comunque presenta gli stessi vantaggi di utilizzo. Comunque vi posso assicurare che è un sistema comodissimo da portare in giro, ci sta tutto l'occorrente in una cassa e quindi è molto comodo perché già dovrete portarvi dietro la palina ed eventualmente un treppiede dove riporre la base, quindi avere tutto comodamente in una cassa di certo è un vantaggio. Sicuramente la prossima settimana farò uscire un video in cui proverò questo sistema come base rover e un altro video in cui proverò solamente come rover, utilizzando sempre il TSC2. Vi ricordo anche che se avete curiosità sulle reti disponibili nella vostra regione, potete visitare il nostro sito web. Nella sezione news e promozioni potete trovare un articolo dedicato proprio a questo argomento, in cui facciamo vedere tutti gli IP, tutte le porte delle varie reti disponibili in tutta Italia. In ogni caso, se volete avere un preventivo, potete trovare tutti i link qua sotto nella descrizione. Mi raccomando, se siete interessati fate in fretta perché abbiamo avuto davvero tante richieste e ovviamente i ricondizionati adesso ci sono, domani chi lo sa, glielo dico per voi. I link sono qua sotto, quindi potete scrivermi, contattarmi, chiamarmi, potete fare quello che volete, noi siamo sempre qui. Mi raccomando, se il video ti è piaciuto lascia un like e iscriviti al canale. Io vi ringrazio per il supporto che ci state dando, perché ultimamente stiamo ricevendo davvero tanti complimenti per appunto questa iniziativa e vi ringrazio tantissimo, il vostro supporto è fondamentale. Quindi se volete far parte della community iscrivetevi al canale, mi fate un bel regalo. Io vi saluto e ci vediamo la prossima volta con un bel rilievo. Ciao!